Grazie. Porto un saluto e ringrazio per l'invito, mi scuso se non sono riuscita ad arrivare sin dall'inizio, ma siamo stati impegnati a Palazzo Chigi. Però ci tenevo particolarmente ad essere presente oggi qui perché, lo dico senza falsa modestia, stiamo cercando di fare un buon lavoro. E soprattutto dal punto di vista politico stiamo passando dalla fase dell'emergenza alla fase della programmazione e anche il lavoro odierno va ovviamente in questo senso. Mi riferisco a tutta una serie di attività che stiamo ponendo in essere per quanto riguarda le autorità di bacino. Domani approveremo finalmente il piano di gestione, quindi stiamo davvero facendo una buona attività programmatoria. Stiamo lavorando moltissimo con l'Italia Sicura, che ringrazio per la praticità dell'attività che svolge sulle tematiche delle frane e delle alluvioni, dando delle priorità e anche una certa trasparenza sia per quanto riguarda l'attività degli interventi precisi che vengono concordati con le regioni, sia per quanto riguarda il puntuale controllo delle singole attività, sia per quanto riguarda una valutazione sulla valutazione del rischio, sia per quanto riguarda sulla valutazione della cantierabilità. E questo è importante perché anche qui si parla di cose concrete che vengono svolte nel territorio affinché la problematica in generale delle alluvioni venga ad essere risolta, ma anche una grande attività che stiamo facendo sulle tematiche dell'educazione ambientale, in particolare l'educazione a rischio, penso in particolare alla resilienza, perché l'abbiamo non solo prevista nelle nuove linee guida dell'educazione ambientale che abbiamo fatto insieme al Ministero dell'Istruzione, ma stiamo lavorando con il Dipartimento di Protezione Civile, ha già fatto una bellissima campagna Io non rischio, ma vorremmo continuare a farla sui temi della resilienza, perché educazione ambientale non significa educazione solo delle future generazioni, ma anche delle attuali generazioni, e quindi della capacità dell'uomo in generale in qualsiasi attività svolga della quantificazione dell'attività di rischio. Quindi tutto il supporto che ISPRA ci può dare e che continua mensilmente a presentare è un supporto veramente valido dal punto di vista scientifico e che c'è sicuramente utile per la nostra attività programmatoria. Voglio anche qui oggi parlare dell'attività che abbiamo svolto questa mattina nel permesso della Commissione Ambiente, perché finalmente si è dato impulso e quindi siamo passati anche alla valutazione degli emendamenti di un progetto di legge che mi sta particolarmente caro, che è il sistema delle agenzie, quindi il rapporto ISPRA-ARPA, che è il disegno di legge che è già stato approvato alla Camera e che adesso finalmente è stato calendarizzato anche al Senato. Perché è importante? Perché è ovvio che un sistema a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda una serie di implicazioni che sono previste in questo disegno di legge, diventa fondamentale soprattutto nella fase dell'attuazione poi della programmazione che noi vogliamo porre in essere come governo. E quindi è un ulteriore tassello che va nel senso di cui parlavo prima, del passaggio dall'emergenza o dal disordine invece a una programmazione effettiva. Ringrazio tutti gli attori a questo tavolo perché si sta lavorando davvero in maniera coordinata e coerente affinché fra le alluvioni, probabilmente in Italia ci saranno sempre, però queste possono essere in qualche modo, soprattutto gli effetti, possono essere diminuiti se non addirittura prevenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e grazie per la vostra attenzione.